Antonio, mettiti. Benissimo, buongiorno a tutti. Stefano Tamiazzo, direttore artistico della sede di Padova di Scuola Internazionale di Comics. Con me Antonio Menin, al mio fianco. Ciao Antonio. Ciao Stefano. È docente del corso di fumetto e anche di modellazione digitale. Oggi è una, diciamo, seconda pillola che riguarda l'inchiostrazione e non solo, diciamo, un passaggio tra l'inchiostrazione manuale e quella digitale. Adesso nel frattempo, mentre io vi dico due cose, Antonio passerà in modalità visual presenter per come dire, il lavoro direttamente in manuale. A volte prendo due parole mentre Antonio sistema la parte tecnica. Si parla spesso, no, come se fosse una guerra di religione fra manuale e digitale. In realtà non c'è nessuna guerra di religione, sono due modalità completamente diverse. Possiamo dire che in quella che ti vediamo bene, Antonio, ecco, c'è solo un po' di ombra sulla sinistra, ma fondamentalmente nel lavoro manuale tradizionale che adesso Antonio ci fa vedere esiste la materia, una materia fisica che tu puoi toccare con le mani e vedere nella sua totale interezza, mentre nel digitale, poi lo vedremo con Clip Paint Studio, questa materia non esiste. Diciamo che da un punto di vista didattico sarebbe bene prima di tutto conoscere la materia e l'inchiostrazione tradizionale e poi, dopo un buon apprendistato, passare direttamente a Clip Paint. Antonio, tu mi senti? Perfetto, Mi sento benissimo, se voi mi sentite. io mi escludo. Sai che se ti serve una mano, io sono in ascolto e ti lascio la parola. No, A supportarmi. Grazie mille, Stefano. Perfetto. scusa che ti ho eliminato. Allora, beh, grazie Stefano, e quello che hai detto è sacrosanto, nel senso che io uso anch'io il digitale, trovo che Clip Studio Paint sia il programma perfetto per un disegnatore di fumetti, perché può ampliare di molto anche le possibilità dell'impostazione su pagina. Io volevo riprendere un attimino il concetto e ho ripreso la stessa figura su cui ho agito la nostra ipotetica prima puntata della nostra inchiostrazione. Io ho già preparato, sono andato un po' avanti, ma volevo farvi vedere un po' di metodo, quello che si usa tradizionalmente, ma le problematiche, perché ci sono delle cose da tenere a mente quando noi passiamo al digitale. Il digitale può permettere una zoomata pazzesca, lo vedremo un po' meglio. Quindi volevo sia ampliare il concetto dell'inchiostrazione non più solo sulla figura, ma anche sulla scena, e quindi capire un attimino due o tre cosine che sono le problematiche classiche. Qui potete vedere questa immagine che io ho preparato anche la volta scorsa. Il concetto di inchiostrazione, adesso vado a fare una zoomata, se vedete, è un disegno di Norman Rockwell con una matita precisa, perfetta, con tutte le sue sfumature, no? Provo a fare un piccolo autofocus giusto per. Poi era un grande narratore per immagini, nel senso che riusciva a creare una storia anche solo con una singola immagine. Ma quello che volevo farvi vedere qui è che io ho preparato la stessa immagine con tre differenti dimensioni, no? E queste tre differenti dimensioni sono le cose che possono capitarci quando inchiostriamo una pagina. Io ho usato già iniziare, quindi tanto vedete già una parte del lavoro, in cui vedete già due metodi. Partiamo soltanto dell'immagine, quella grande, no? Dove ho potuto sbizzarrirmi con due metodi, che sono il pennello, eccolo qui, il mio fido Winsor & Newton, e un pennarello. Qui ce ne sono tre, di tre tipi. Io ho usato un 08, però, come ho detto l'altra volta, ho accennato al fatto che l'immagine è fatta di parti molto scure e di parti molto chiare. La volta scorsa avevamo fatto una domanda su questa faccia usando il pennino e tirando fuori le linee essenziali con dei tratteggi, soprattutto qui, no? Qui è già una cosa più piccola. Ho evidenziato col pennello a macchia nera le parti più scure, mentre sulla sinistra vedete esattamente che non sono andato completamente a nero e ho usato soltanto un tratteggio, un ipotetico grigio. Basta vedere qui, vedete, al meglio riprodotto. Qui non c'è nero, mentre qui sì.
Io consiglio sempre all'inizio, come diceva Stefano, no? Che è meglio la cosa ideale, e ne sono totalmente convinto, la cosa ideale, migliore, è partire dalla materia, partire dal pennello su carta, perché devi fare determinate considerazioni e poi arrivare magari alla sintesi con un bel bagaglio importante di informazioni. Vado un attimino adesso ad agire, vi farò vedere come io procedo, come si procede nella media, no? Ma però andremo a vedere varie tecniche, o meno ho cercato di farvi vedere varie cose che possono essere interessanti. Ora, partendo da questa immagine grande, mi permetto anche di fare una zoomata, abbiate pazienza perché io adesso sto lavorando per essere di fronte al Mac in un piano di lavoro che è un quarto di quello che di solito io utilizzo. Però ho la mia fida boccettina di Kina, che potete vedere, no? Il dettaglio, vado a imprimere un po' di inchiostro, anche se non ci sono. Quindi. Allora, boccettina di china relativamente lontana e un pezzo di carta che andiamo a togliere la china in eccesso, giusto per tirare fuori la punta, ovviamente. Andiamo a fare una piccola prova, vedete? Allora, la prima cosa che è funzionale, eccoci qua, è la linea di contorno. C'è una leggera sfocatura, però, insomma, spero che il concetto sia lo stesso. La linea di contorno è fondamentale, è una delle prime cose che vengono insegnate. Un consiglio che do per imparare solamente un po' di disciplina è quella di tenerla sempre chiusa. Andiamo a vedere cosa succede. Cioè, in questo momento, evitando. Eccolo qui. Vedete, modulando il segno, riesco a dare una sensazione di volume. Va da spiegato che all'inizio l'impostazione era necessaria per poter leggere l'immagine, in quanto il procedimento di riproduzione non permetteva all'epoca, fino agli anni 70-80, di poter stampare in maniera buona delle chine. Io mentalmente riprendo un attimino il concetto che abbiamo visto la volta scorsa: ci sono le parti più scure dell'immagine e le parti più chiare. Quindi c'è una parte di direzione della luce che io qui magari vado a estremizzare con una linea. E da qui vado sia a seguire l'immagine, sia a creare un po' di panneggio, e qui il buon Andrea Rossetto ne sa qualcosa, e tenendo chiuse le linee riusciamo anche sia a dare un'immagine più continua, vedete adesso vado anche a ridurre un attimo, quindi possiamo seguire. Seguo, individuo le parti più scure dell'immagine, per esempio io vado qui, e vado a inserire, perché allora l'immagine viene letta dai contrasti, cioè le parti più scure ti danno la possibilità di dare quella piccola ombra, di dare le forme. Poi posso ammorbidire il segno. Cambio un attimino questo pennello con questo, che ha una punta leggermente più lunga, vedete? Però mi permette anche di andare sulla macchia, quindi per la macchia è la campitura nera. E andiamo oltre, andiamo a creare, no? Ovviamente normalmente io questo lo faccio anche con un tavolo luminoso, ho preferito usare un foglio qui relativamente poco pesante, è una schizza e strappa, quindi stiamo parlando di 50 grammi al metro quadro che mi permette, perché lavorando, andiamo a vedere alcuni esempi anche sul ciano, immagino sia più facile per il visual presenter, che qui tende, almeno nel mio monitor, sull'azzurrino, di fare meno problemi. Quindi vado a vedere un attimino la forma che devo utilizzare, vado sul panciotto e io intanto mi la sciarpa e vado a creare quelle che possono essere sia le sfumature con un chiaroscuro, vedete il pennello mi permette di tenere sia una linea molto sottile che, quindi ho una variazione di segno che mi permette di lavorare in maniera anche molto veloce per riempire alcune parti di campiture molto estese. Ovviamente vado a
a dare la dea di forma con le pieghe e riandare. Adesso qui andiamo nel dettaglio come chiudere la sciarpa. Sto anche un po' improvvisando perché se non posso in questo momento andare sopra il tavolo luminoso, che mi aiuterebbe, però diciamo che l'importante è che sia chiaro. Credo che abbiamo sia la parte del pantalone e diamogli anche una certa rotondità. Ora zoom un attimino per vedere che magari forse la qualità qui potrebbe non far perdere alcuni momenti, alcune. Andiamo a realizzare. Anche qui c'è metodologia, nel senso, per quanto sia possibile, il segno dovrebbe essere bello dritto, no? Quindi attenzione a capire, una delle tecniche che consiglio è quello di non guardare la punta del pennello, ma bensì circa 1 cm più avanti, un po' come quando si guida. Vedete che un po', dopo un po', inizia, mi sto lavorando anche un po' lentamente, e si inizia a lavorare, a vedere la forma. La cosa bella di questa tecnica è che noi non abbiamo l'assistenza della matita sotto, ci basta alzare, no? Ci basta alzare il nostro foglio bianco e vediamo già il risultato. Quindi non è più come una volta in cui hai la matita sotto, cancelli la matita e hai, diciamo così, una, a volte delle brutte sorprese, dove l'immagine, molto spesso si sente parlare di una matita molto ricca, ma poi raffreddata oppure poco omogenea anche nel ripasso a china. Si deve dare un giusto contrasto. Questa è una tecnica tipicamente usata, mi piace pensare, sia per gli italiani sia per gli americani, magari forse anche qualche generazione fa. Vado a fare ultime due o tre cose per parlarvi un po' della texture, dove allora si possono anche realizzare delle trame, no? Un accenno su questo e vedete che comunque in certi punti quello che voglio farvi notare è che l'immagine si legge sui contrasti. Cioè, dividendo le immagini in bianchi e neri, questo tipo di scuola ti permette di realizzare l'illusione di tridimensionalità, che è una cosa fondamentale. Cerco di seguire un attimino l'immagine fino a questa metà, no? Ci faccio il bavero e non è praticamente finito, ma diciamo che le parti basi ci sono. Ovviamente io posso aggiungere, secondo, ci sono degli incastratori o degli autori che hanno fatto delle cose clamorose, quando, cioè, c'è solo di imparare a vedere come dare un buon chiaroscuro. Sto parlando di Alex Raymond, Ralph Foster, che hanno lavorato in maniera eccelsa con penna e pennello. Quindi ora vado a rifinire un attimo. E importante è la linea di contorno. Linea di contorno che avete visto qui, vado ad aggiungere delle parti molto scure e vedete, è chiara la direzione della luce, è chiara la linea di contorno, si legge perfettamente l'immagine, possiamo anche poi accennare a delle piccole cose. E adesso, affrontando un attimino il panneggio dell'ombrello, andiamo a vedere come solo con le parti più scure noi andiamo a realizzare già una forma. Avevo accennato la volta scorsa che l'immagine viene già definita solo con gli scuri. Dopodiché c'è la parte di sfumatura. E la parte di sfumatura, cioè quell'ipotetico grigio, è il tratteggio, che può essere di questo tipo o di questo tipo. Qui vado a rifinire un attimo con alcuni dettagli. Vedete che stiamo arrivando a una costruzione dell'ombrello, no?
di quello che noi ricostruiamo, una serie di bianchi e neri che noi ricostruiamo come appunto l'ombrello. Il concetto però è semplice. Adesso passo a questa parte sinistra. Se vedete, vado a ridurre un attimo, di per sé sembrano molto simili. Ma dove qui io ho usato un pennello che mi permette una differenza di segno notevole, quindi vado un attimo a mettere il pennello a riposo all'interno della mia ciotolina, qui ho preso delle normali, ci sono anche i pennini, come abbiamo visto la volta scorsa, che permettono una certa utilità, qui stiamo parlando di vecchia scuola, ma ci sono anche un sacco di cose molto interessanti. Cioè, dal classico pennarello, che per quanto io possa variare il segno, quello rimane, ha delle cose che sono, come dire, un po' una via di mezzo, con delle punte in peltro che permettono una utilità simile a quella del pennello. Questo che ho in mano io adesso non lo userò perché è simile, però ci sono anche fior di artisti che lavorano anche con un pennino. In questo caso il consiglio è sempre lo stesso, di fare entrambe, a scuola si cerca sempre di dare entrambe le informazioni. Questo è importante perché permettono dall'esperienza sulla materia di dare, come dire, aumentare le abilità, prendere le considerazioni. Quindi, evitando una linea di contorno che io la trovo molto importante per iniziare a delineare la figura. Se vedete qui la linea di contorno non è continua ed è interrotta, no? Ci sono delle parti che sono, qui si vede, ecco, spero vediate, dei punti. Per quanto poco, perché l'immagine è sempre leggibile, rende problematica sia al lavoro, appunto, dell'impostatore, ma anche quello dell'ipotetico colorista, il quale vi chiederà molto spesso di chiudere perfettamente la forma per poi lavorare con il digitale. Qua abbiamo varie considerazioni, ne aveva parlato anche Massimo Malosso nella presentazione del corso di colorazione digitale. Affrontare la linea di contorno in maniera fluida è una delle prime sfide che per me si devono optare, no? Vedete, non ho una grande differenza di segno come ho fatto qui o come ho fatto, vedete, scusate, vado qui, vedete, ma anche le parti scure, cioè quando io vado, vedo che ci sono delle parti scure, le devo intrappolare, devo capire cosa sto guardando. E in questo caso, come io qua ho già realizzato, per darvi, non perdere troppo tempo, ma per darvi già un'immagine che potesse spiegare quanto dico, abbiamo già due considerazioni. A, notate come il nero o il grigio molto scuro, parlando di tratteggio, permetta di far risaltare l'immagine. Ovviamente io agirò anche in questo punto, però è fondamentale perché il lettore, questo è un modo per aiutare la visualizzazione del lettore. Quindi cerco di accompagnare con il pannello, con la linea che potrebbe essere ipotetica del pannello, di fare quella che è una cosa che è la più grande maestra dell'autore per arte sequenziale, che è quella della sintesi. La sintesi, capire esattamente qual è la linea da tenere e qual è invece le cose che si possono soprassedere o evitare, è fondamentale perché ci permette di imparare come realizzare un'immagine. Ovviamente il nostro lavoro è fatto anche di scadenze, no? E quindi la scelta di una parte di tecnica che ci permette anche di dare un buon risultato, risparmiando tempo, è fondamentale. Non si finisce mai di imparare. In questo caso, io adesso mi permetto di accennare anche a un tratteggio. Il tratteggio incrociato non deve essere fatto sporco il foglio, ma in maniera molto ossessiva. Si cerca di dare una giusta inclinazione e di dare una parte iniziale e finale. Scusate, eccolo qua, vedete la differenza. Quindi, pulizia innanzitutto e poi capire
quali parti sono importanti di un disegno a matita. Quando si parla di ripasto a china, mi piace precisare che non è un semplice ripasto a china, è un'interpretazione. Vi consiglio il film di Kevin Smith In cerca di Amy. La parte iniziale è basata proprio su questo contrasto ed anche è molto divertente. Se vedete, qui abbiamo il nero del cappotto, il pantalone, l'ombra portata del cappotto. Questa è una cosa che ci dà la tridimensionalità. Allora, la parte più importante, io qua posso andare a nero oppure andare in un tratteggio, ma la considerazione è questa. Io qua ho un'ombra che ipoteticamente la vado a segnare già. La vado. Già così, vedete, abbiamo una differenza di toni. Vedete? Una parte più scura, leggermente più chiara. Se qui vado completamente a nero, io adesso qua, perdonatemi la fretta, ma eccolo qui. Possiamo anche realizzare. Mi immagino, se andate a vedere il lavoro di Zaffino, di Jorge Zaffino, che ha fatto delle cose eccesse, ha fatto tutta una serie di incastri di chiaroscuri, vedete come io qua riesco a vedere un livello, un altro e un altro. Quindi il lettore sarà facilitato e io ho realizzato un'ottima inchiostrazione. Poi il panneggio vado ad aggiungere una sorta di pieghe che possono essere quelle del pantalone. In questo caso il pantalone ha anche, no? Una sensazione, cioè deve dare una parte morbida di stoffa. In questo caso uno può scegliere la tecnica che più gli si aggrada, o pennarello o pennello. E vedete comunque come, dal punto di vista di impatto, abbiamo un impatto di questo tipo, con dei mini pieni, e un impatto di questo tipo. Ora, quando noi andremo a vedere un altro esempio molto importante su come realizzare anche altre parti in postazione, andremo a vedere sulla scena un fumetto tipo francese, dove vedremo che prediligono la linea chiara, quindi più affine a questo, perché si tende a lavorare col colore. Vengono studiati vari mercati, no? Importante è anche un'altra cosa, per esempio, se abbiamo una parte meccanica, io qui l'ho realizzata a pennello, però il pennarello si presta per delle parti rigide che noi, no, possiamo anche andare a realizzare con un'ombra, magari qui, anche di occlusione, come la chiamo, vedete, e per dare anche alcuni dettagli. Il pennello per le parti morbide, le anatomie, i panneggi e alcune parti organiche, tipo l'erba, i fiori. E poi il pennino, che può essere usato per il suo segno spezzettato, graffiante, quindi delle rocce, delle parti di corteccia di albero. Una delle cose più per me portate, vedete qui, ancora nella parte di panneggio è ancora relativamente facile. Vedete come io qui stia dosando molto di più i segni. Anche qui, adesso andiamo a affrontare i capelli del nostro ragazzino, qui il protagonista. Allora, sono partito dalla linea di contorno e vedete che ci sono delle parti di chiaro e di scuro. Qui c'è l'orecchio che spunta e qui abbiamo un'ombra che può essere fatta solamente con una serie di linee, no? Che raccontano un po' la direzione, oppure anche un leggero intreccio, dove c'è una parte più scura e una parte più chiara, per esempio. Parte più chiara e la parte più scura. Sostanzialmente, in ogni tecnica c'è da capire dove sono le parti più scure, quelle che di contrasto nel bianco del foglio ci aiuteranno a leggere l'immagine, e quelle più chiare. Proseguo un attimo, visto che abbiamo un po' di tempo, la stesura, vedete, cerco di portarla a termine con un'unica linea. E già qui abbiamo un segno fondamentale, raccogliamo l'immagine. Ora l'immagine cerchiamo di dargli un po' di tridimensionalità con il movimento del panneggio. E poi, intanto sono quelli lo stesso, no? E poi il chiaroscuro. Vedete? Mantengo ovviamente la sorgente luminosa, faccio una parte di grigio e poi vado
una parte più scura, senza esagerare troppo, perché non è una scena ambientata di notte, no? E se vedete, abbiamo qui la differenza tra le due tipi di stile. Sto un attimino anche semplificando, perché tra questa e questa ce ne sono tantissime altre. Però ci sono autori, mi viene in mente Frank Cho, ma anche Andrea Procarlo, che trovate su Instagram, che lavora molto spesso anche con questo, ed è bravissimo. Qui l'unica cosa è capire come sono fatti gli elementi, no? Come sono fatti magari i calzini, come è fatto il tacco di una scarpa. E andiamo poi a oscurare, no? E cercare di rendere l'immagine al meglio. Ora, e fin qui siamo stati solo sulla figura, vedete, sono molto simili una volta allontanati, e questo mi permette di passare al motivo per cui io ho fatto altre due. Il problema è sempre la lettura. Allora, possiamo avere un primissimo piano, no? La nostra faccia. Qui leggiamo benissimo il chiaroscuro e facciamo già un'opera di sintesi. Possiamo avere una figura intera, nell'ambito sempre della stessa pagina. Poi possiamo avere anche però una persona che può essere o in secondo piano o nello sfondo. Mi permette una zoomata. Il problema che andremo a vedere poi, o meglio, il problema, la cosa da sapere quando andiamo a registrare in digitale, che avendo dei file, delle pagine che possono essere a 600 dpi, no? Possiamo fare nel nostro monitor un'area che può essere ricondotta magari solamente al nostro cagnolino e quindi riempirla di dettagli. La verità è che più diventa piccola la nostra immagine, meno dettagli dobbiamo mettere, per un altro motivo. Allora, andiamo a fare una zoomata, sposto un attimo la telecamera. Guardo un attimino, perfetto. Abbiamo usato lo stesso pennarello, vedete, che io ho usato per questo segno, è un 08, l'ho usato per questo, vedete? Però tendenzialmente a questa grandezza, vedete, io qui ho usato un 03, perché dal punto di vista, anche se qui non ci frega tanto il nostro visual, il nostro punto di vista è sembra abbastanza grossa, ma il lettore l'immagine la legge così. Insomma, questo per dirvi che dobbiamo mantenere una linea di un certo spessore, perché altrimenti se no andrà a scomparire. Andiamo a realizzare una parte, vedete qui non ho usato il pennello, ho usato un tratteggio molto più sintetico e comunque devo mettere meno dettagli, perché adesso qui vedrete la differenza di linea. Questa è una linea che si vede, questa tenderà a scomparire, soprattutto se dietro ci metto del tratteggio, o meglio, vado a mettere il tratteggio nella maniera non consona. Qui invece io ci vado a mettere una campitura nera. Allora il nostro occhio selezionerà gradualmente la parte più scura e la parte più chiara. E qui il mio bambino, il nostro piccolo protagonista, è salvo. Qui poi posso fare una sfumatura senza complicarla troppo. E qui, ecco qua, vedete, minor dettaglio rispetto a questo punto. Si va su questo, vedete? Perché l'immagine, eccola qua. Se io poi vado qui, nella parte in cui ci sarà il nostro protagonista sullo sfondo, non dovrò altro che limitarmi a linea di contorno e solo qualche dettaglio. Perché altrimenti, se vado ad aggiungere magari anche con un pennarello anche più piccolo, tutta una serie, no, di tratteggi che vado per l'ansia da prestazione, no? Perché vado ad aggiungere, far vedere quanto sono bravo, una volta che io vado a ridurre, non si vede il nero, bello, potente, che mi permette la lettura facilitata, ma si vede un guazzabuglio di grigi che rendono incomprensibile l'immagine. Quindi, questa è la prima cosa da tenere in considerazione.
tenere conto di come verrà stampata. Consiglio che diamo sempre, che facciamo a scuola, una volta finita l'immagine, andiamo a ridurre a modello di stampa. Stefano, Antonio, so che non mi vedi, ma siamo intorno ai 30 minuti, sì, quindi d'accordo, dimmi. se hai voglia di switchare in Clip Paint, siamo giusti al momento, a meno che tu non voglia aggiungere qualche altra, come dire, una chiosa finale alla parte tradizionale. Sì, mi aggiungo soltanto una piccola cosa che qui, vedete, questo è il ciano che avevo preparato e col pennello, vedete, ho aggiunto soltanto i neri che poi andrebbero a sfumare, ma una delle tecniche che possono essere utilizzate una volta che capiamo come leggere l'immagine, vedete, è anche quella del pennello secco, no? Eccolo. Dove la tecnica è la medesima, solo che vado a utilizzare una tecnica più morbida, più pittorica, che mi permette comunque sempre di dare a livello illustrativo soltanto nelle parti più scure, poi raccolte con la linea di contorno. Il concetto base è molto semplice, saper leggere la figura. Qui ho preparato sempre con il nostro disegno in seppia del grandissimo Norman Rockwell, con dei Copic. I Copic ho preso in considerazione soltanto due colori, la parte più scura, cioè ho preso dei grigi freddi per staccare dal seppia, che è il nostro C7, e poi ho preso un C. Un C5. Con solo due toni riesco a leggere l'immagine. Quindi questo è un modo utile per leggere la nostra figura. Ora, come preventivato dal nostro buon Stefano, vado a fare una switchata, cioè vado a lavorare stavolta, però allora vado. Antonio, fai pure senza problemi, nel frattempo io dico due cose. Antonio è l'insegnante del corso di fumetto. Il corso di fumetto, Antonio si occupa nel primo anno, insieme ad altre cose, di dare i rudimenti del chiaroscuro, anche se siamo ancora a livelli di matita, mentre al secondo anno invece si inizia proprio il secondo anno con 2 mesi molto importante dedicata all'inchiostrazione, così come l'avete vista fino a questo punto. In realtà, da quest'anno, nel corso, come dire, integrativo di colorazione digitale, che è dedicato appunto alla colorazione di pagine a fumetti in digitale, da quest'anno abbiamo introdotto Clip Studio Paint e dedicheremo una fetta delle lezioni all'inchiostrazione digitale, quindi, come dire, integrando completamente quello che dovrebbe essere quelle che dovrebbero essere le capacità di un disegnatore adesso, che deve un po' sapersi muovere bene sia nel tradizionale, perché ricordiamo che le commissioni si possono vendere solo cartacee e uno non acquisterebbe mai una stampata in digitale, che sarebbe ridicola, per intenderci. Antonio, tu armeggia con tranquillità quando. Guarda, se devi, io sono qua, tu prenditi pure il tuo tempo, io ho già aperto le mie file, Se però. vuoi fare condivisione, mentre io appunto finisco questa cosa, io ricordo a tutti che il corso di fumetto ha ancora pochi, ma ci sono ancora un po' di posti. Perfetto, Antonio. E se tutto è ok, a questo punto, ecco, Antonio, si vede perfettamente il tuo file Pure se vuoi, parlando del coloro col supporto di inchiostrazione e colorazione digitale, No, diciamo che era solo un riempitivo finché non appariva, come dire, il tuo file. Antonio, se vuoi andare, io mi escludo e ti lascio la parola. A fra grazie. poco. Allora, questa è una pagina della BD che ho realizzato, e se vedete, in questo caso non c'è più una sola figura, ma bensì riduco un attimo tutta la pagina, forse la vediamo anche un po' meglio qui come è stata finita, però preferisco tenermi. Ecco, vedete, una pagina che tiene conto anche di
mezzi busti, primi piani, ma in questo caso abbiamo quello che può essere definito una scena, no? C'è un campo medio che va lungo, quindi c'è il classico esempio di dare profondità e l'idea proprio di profondità di un ambiente. Allora, la prima cosa, come abbiamo visto, vediamo il chiaroscuro, sulla lezione di chiaroscuro del primo anno, come già preventivato, no, da Stefano, si basa, no, il saper leggere la luce la luce, le ombre di una figura, dare l'illusione di tridimensionalità in un soggetto piatto che può essere il foglio di disegno o il monitor della sindaca. Poi però c'è da dare anche l'illusione di profondità. Allora, la seconda cosa che è importante è la separazione dei piani. Allora, cercare di capire le soggetti in primo piano, come abbiamo visto prima nel nostro disegno, che vanno trattati in maniera differente, cioè noi abbiamo qui questa parte che va trattata in maniera differente da questa. Ora io torno indietro. E la tecnica è sostanzialmente questa. Scusate, eccola qui, vedete? Abbiamo questa. Ok? E qui vi sarà più chiaro una volta che detto che questo è il primo piano, poi c'è un secondo, un terzo e un quarto. Queste alternanze di piani bianchi e neri sono fondamentali per capire che io devo eliminare o togliere o sintetizzare gli elementi che vado a inchiostrare. E qui andiamo a vedere un esempio. La prima cosa, e si riparte di nuovo, adesso io qui vado. Ovviamente qui sopra, la cosa bella è che io posso agire, questa è una cosa importante del digitale, posso agire come io ho usato un foglio di carta, poi la tecnica è sempre la stessa, posso andare ad agire sull'opacità della nostra immagine. E quindi una volta che noi abbiamo, vedete, questo è già il 50%, perché una volta questo era al massimo, io la riduco un attimo perché non ho bisogno, non voglio avere, come dire, distrazioni sui segni. La prima cosa fondamentale è, vado anche ad aumentare, con clip si possono anche misurare, no? Come facciamo col pennello, la spessore, la direzione, e vado a realizzare una prima parte, che è appunto la parte qui, anatomica. Vado a realizzare, scusate, ho cliccato un attimino per sbaglio. Ci vuole. E si riprende la stessa scuola, cioè devo fare all'inizio, soprattutto quando non si sa padroneggiare bene, una differenza di segno tra le parti di linea di contorno e le parti interne. No. Qui ho ridotto al minimo, andiamo a vedere come un panneggio a ripercorrerlo, cerco di interpretare correttamente qui. La cosa bella che puoi fare la parte indietro, il comando o CTRL Z, ammetto che è una grande comodità, ti permette di risparmiare. E abbiamo già iniziato una cosa del genere. Importante, la piena risoluzione, l'immagine è questa. Quindi ti verrebbe la tentazione, no, di riempire di dettaglio, ma come abbiamo visto prima, noi dobbiamo portare almeno al 25%. Una volta Marco Chetetto mi pare ha risposto a una domanda di un altro nostro collega, ha detto che tipo di soluzione fa. 25%, il 33% se devo proprio, come stiamo vedendo adesso, fare delle cose, dettagli più a livello di illustrazione, il 50% è follia. E vedete che noi siamo al 50%. Quindi io sto lavorando a un 33%, ma poi ogni tanto vado a ritornare indietro. Una delle cose mai da sottovalutare è che noi, sia a livello di disegno sia a livello di impostazione, in pochissimo tempo possiamo fare questo. Ribaltare l'immagine. Capire che abbiamo
la possibilità di abituarci all'immagine, no? Quindi il ribaltare ti permette di vedere alcune cose su cui tu non hai mai prestato la dovuta attenzione, no? Soprattutto anche nella parte di disegno, no? E poi con la consueta tecnica, vedete, io adesso sto usando un pennello abbastanza grande, vado a dare la texture del legno, mi mando, grazie a un po' di osservazione, quello che è un'aggiunta, no? Infatti la cosa bella è che tu puoi accennare delle cose a matita, perché tanto sai, le potrai realizzare soltanto con la parte di china. E adesso andiamo a vedere alcuni esempi. Adesso qua io chiudo per bene l'immagine. Dopo andiamo a vedere la pagina finita. Andiamo a vedere adesso in base a questo, quindi questo è il concetto che vado a riprendere. Vado a usare un segno molto più leggero, sia facendo meno pressione sul pennello, ma adesso l'ho anche ridotto di 4 punti. E questa differenza che voi notate qui, cioè da questa parte a questa di segno, mi permette di stabilire una differenza, una distanza, no? E vado a continuare. Ovvio che qui, se avrò una bella camicia che avrà il suo dettaglio di particolari, dove mi posso permettere anche di fuori alcuni elementi, magari la impostazione mi permette anche, no, di dare una cenno a quello che potrebbe essere una camicia di un certo tipo. Qui devo eliminare i dettagli. Anche qui nella parte di ambientazione, il dettaglio va lentamente, sia per volume, sia per quantità di dettagli, da questo punto a quello che potrebbe essere qui. Infatti, mi permetto una piccola zoomata, e se vedete qui, anche a livello di disegno, io ho aggiunto pochissimi dettagli, mi sono fermato esclusivamente quasi alla linea di contorno. Piccolo accenno adesso a non solo alla cosa, cioè una cosa fondamentale che è bella da poter utilizzare nella Cintiq, nei programmi digitali con Clip Studio Paint. Io chiudo un attimo questa, e io dovessi avere a che fare, non so, una fecittazione più fitta. Una delle cose che adoro molto sono le selezioni, che possono essere ingrandite, e qui adesso vado molto a braccio, però io posso disegnare senza tema di poter andare oltre al disegno in primo piano, deseleziono, riseleziono soltanto alcuni punti e vado ad aggiungere alcuni elementi, e vedete che l'effetto in maniera molto veloce, dove ovviamente qui sulla carta o vai a mascherare o fai molta attenzione. Questo è importante, un'altra cosa appunto della Cintiq che mi permette una notevole facilità sono i ruler. I ruler sono appunto delle guide che tu puoi modulare sia a livello di una linea retta, sia tutte le forme, o addirittura tu, se devi fare questo nel caso, però abbiamo anche la possibilità di fare delle forme ben precise. Allora, in questo caso abbiamo qui, oppure, eccolo qui, per la linea del fucile prendo questa, perfetto, vado e mi permette, adesso aumentando un attimino il dettaglio, non solo fare una linea dritta, ma bensì, in un certo spessore, di modificare lo spessore, come possiamo fare qui.
Quindi sono delle cose molto interessanti che ci permettono di velocizzare, velocizzare sia per il controllo, e questo è fondamentale, no? Ribaltamento dell'immagine, sia anche per affrontare delle parti meccaniche che sono fonte di gioia e delizia, ma soprattutto molto impegnative per dare, so, il fucile non può sembrare fatto di gomma o di carta, ma deve essere di acciaio, quindi vedete che in questo caso non abbiamo la possibilità di rendere bene il fucile e poi andare a dare il chiaro scuro all'interno. Fondamentale questo anche il fatto, come dicevo prima, no, della, vedo che il tempo sta giungendo a termine, quindi faccio solo altre due considerazioni. Fare una selezione. Ok, scusate, eccolo qui. La selezione è qui fatta in questo punto, dove per evitare di andare dentro al mio personaggio, quindi anche qui uso il chiaro scuro per dare il contrasto, per mettere in primo piano la nostra preda rispetto alla schiena. La selezione è fondamentale su questo. O io vi faccio vedere adesso il risultato finale di questa pagina, no? Qui vedete come la differenza di segno che abbiamo qui rispetto a questa e la quantità di lavoro che è stato velocizzato, l'uso delle selezioni è qui, lo si può vedere in questo punto, lo si può vedere in questo punto, e si può vedere un po' in questo punto. E si cerca di dare sempre corpo. Altra cosa che ho preparato e con cui ipoteticamente chiudo questo incontro è il fatto che lavorando su quella piccola accenno alla illuminazione ambientale, una volta resa questa è una linea chiara, come è stata effettivamente pubblicata, perché poi è stata realizzata a colori. Ho realizzato che tramite le selezioni l'aggiunta di un cambiamento di orario, no? Se vedete, qui abbiamo fatto un cielo quasi notturno, si aggiungerebbero sia qui che qui altri neri per dare la sensazione di mancanza della luce diretta del sole, ma la cosa bella poi è che abbiamo su clip vari tipi e qui se volete aggiungere un effetto invece simile matita, vedete come sia facile e molto diretto selezionare. Aggiunta con clip si possono anche crearsi i propri pennelli. C'è un gruppo attivo molto interessante su Facebook e vi consiglio tanto da mandarmici dove ci lavora, partecipa anche Massimiliano Bergamo, disegnatore Bonelli, che è tra i nostri amici. E quindi, una volta la conoscenza del chiaroscuro e della direzione della luce e dell'impatto della luce nei momenti della giornata diversi, noi possiamo dare una differente soluzione. Poi ci possono essere varie tecniche, ma qui è un altro discorso. Stefano, faccio vedere le ultime cose e dopodiché il tratteggio nero pieno, la matita. Stefano, io ho preparato, cioè, diciamo così, credo di aver esaurito degli spunti che mi ero preso. Spero di essere stato esauriente. Eccomi Antonio, se mi senti, no, no, beh, molto più che esauriente, abbiamo un tempo anche molto limitato. Io nel frattempo, se tu vuoi ritornare, eccoci qua, perfetto, grazie Antonio. Senti, come detto prima, io rinnovo l'invito per chi ovviamente volesse imparare l'arte del fumetto, che esiste ancora la possibilità di iscriversi al corso triennale di scuola, dove Antonio cura la parte di chiaroscuro e anche la parte di inchiostrazione insieme a delle altre sezioni che adesso qui non elenchiamo perché poi gli insegnanti hanno molte, come dire, capacità che si dividono nell'ambito del triennio. Ma vi ricordo anche che nel corso integrativo di colorazione digitale, come accennato prima, c'è anche la possibilità di imparare dei rudimenti di inchiostrazione digitale. Antonio, io ti ringrazio, ti saluto,
Ci rivedremo sicuramente prima dell'inizio dell'anno ancora per qualche cosa dedicato sempre all'inchiostrazione. Saluto tutto, saluto tutti e vi rinnovo l'invito al prossimo incontro. Una È buona stato un giornata a tutti. piacere. Ciao a Ciao tutti. Antonio.